Nella suggestiva cornice della Rupe Tarpea a Roma, riaperta per l'occasione dopo un accurato restauro, il Comitato Promotore degli Sport Italia, guidato dal presidente Michele Barbone e dai due vice Daniele Di Lorenzo e Gianfranco Ravà, ha presentato il primo grande evento di lancio nazionale dedicato al settore. Star italiane degli sport virtuali e ambassador sportivi si sono cimentati in una divertente sfida a colpi di console dalle loro postazioni gaming, con vista a mozzafiato su Foro Imperiali e Colosseo. Non sono mancate le presenze istituzionali di rilievo, dalla ministra per le politiche giovanili Fabiana Dadone alla sindaca di Roma Virginia Raggi, passando per il presidente del CONI Giovanni Malagò e Francesco Ricci Bitti e Mario Pescante, nell'ordine presidente dell'associazione che riunisce le federazioni internazionali olimpiche estive e membro onorario del CIO. In occasione del Virtual Sport Gala a Roma, un'investitura importante agli sport è arrivata proprio dal numero uno dello sport italiano. Un movimento che non si può non tenerne conto, che sta ovviamente millimetro dopo millimetro, secondo dopo secondo, avanzando prepotentemente, non solo nelle nuove generazioni, dove giustamente c'è tanta diffidenza, c'è pregiudizio, c'è anche da parte di uno sport praticato, diciamo, fisico, tutta una serie di riflessioni, però è vero che, visto che c'è questo tipo di gare, serve anche capirne i contorni, i perimetri e in qualche modo cercare di regolarlo. Al timone della serata la conduttrice televisiva Lorena Bianchetti, che ha introdotto un interessante dibattito sul tema e lanciato le sfide tra i prestigiosi player che si sono alternati in gara.